Tutta la gloria va a Dio e a Gesù. Buongiorno e buon mercoledì a tutti quanti. Signore grande e meraviglioso, e quest'oggi, anche oggi, ci vuole donare la sua gioia e il suo amore e tutto se stesso. Tutto sta a noi piegare le ginocchia davanti al suo figlio Gesù Cristo. Lui non chiede tanto, chiede soltanto sottomissione. Chi si sottomette a Gesù avrà tutto, punto. Tra parentesi vogliamo scrivere il messaggio di oggi. Buongiorno. A tutti. E buon mercoledì. A tutto il mondo. Il mondo. Piccolo e grande. Amen. Questo è il messaggio di stamattina con le foto, 16 foto. Gloria a Dio. Gloria al Signore.
Gloria a Dio. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Vogliamo chinare il capo adesso e lodare il Signore. Grazie Padre Celeste ancora per quello che tu hai fatto in noi, Signore. Purificaci, Signore, e facci purificare da tutte le scorie che abbiamo addosso, da tutti i problemi, da tutte le cose che ci portano lontano da te, perché vogliamo stare vicino a te, Signore, che ogni cosa dentro di noi possa risplendere in onore tuo, Signore, perché tu sei
il nostro Dio, il nostro Re, la nostra salvezza. E noi vogliamo venire a te puliti, splendenti, Signore, come tu desideri. Facci risplendere di gioia e di amore, che possiamo essere sorgente di acqua viva per ognuno che si voglia rispecchiare, lavarsi e ordinarsi secondo la tua volontà. Ti ringraziamo, Padre, ancora questa mattina. Grazie che tu ci guidi, Signore, ancora fai che ci sia una bellissima giornata ovunque, che il sole risplende in ogni luogo, non soltanto nel mondo, ma anche dentro di noi, Signore. Ti ringrazio, Signore, per questa gioia che hai messo nel mio cuore stamattina. Donaci forze di sopportare, anche se fuori c'è la tempesta, dentro di noi c'è la calma, la tranquillità, la felicità che rispecchia dentro di noi e al di fuori di noi. Ti ringraziamo, Padre, per questa conclusione che tu certamente ci darai. Ti preghiamo per le nostre famiglie, Signore, benedici ancora mia moglie, miei figli, mia nuora, mio genero, mio nipote, ancora i miei consuoceri, sia quelli che sono in Sicilia che quelli che sono qui in Germania, ancora i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, Signore, se ne abbia ancora qualcuno che possa risplendere tutto quello che ho pronunciato anche su di loro, che possano essere liberati da ogni problema, che possano diventare ancora meglio dei miei amici, Signore. Sì, perché questo desiderio dentro di me possa maturarsi. Ti ringrazio, Signore, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Miei cari, vi saluto e ci sentiamo stasera o nella pausa, se Dio mi dà la possibilità. Un grande abbraccio e un bacio a tutti quanti. Da fratello Angelo Piccone, che vi ama con tutto il cuore. Addio volendo, a presto. Amen.